Amici, buongiorno, mi scuso per la tenuta da palestra, ma in verità sono andato ad innaffiare due alberi dell'orto, fra i quali Ariele Limonotto e Balduino Hosui, che è un pero giapponese che c'è il nome di mio padre, e anche altra roba lì. Ho lavorato parecchio, quindi da fare a lavorare. Ho fatto dei viaggi con i secchi di acqua. Perché c'è sempre una temperatura molto alta qui, no? Trasmetto da Vairano, virgola, e c'è una temperatura altissima, per cui io già non sopporto il caldo. Come me, anche le piante che ho messo nell'orto, piantumato, te, essendo che le ho messe io, riflettono anche quelli che sono i miei pensieri, no? Io odio il caldo, loro odiano il caldo, quindi erano abbastanza moscette, come si dice in gergo da Harvard, no? Moscette. E allora ho pensato di metterci dei secchi di acqua subito. Ad Ariele Limonotto, la mia pianta preferita assieme a Susanna Tarocco, gli ho fatto una doccia di acqua, tutta felice, belle fredde, fresche, rigogliosamente verdi, bella, piena di salute quella pianta. Ciao Ari, ciao Susanna. Dunque, stamattina ho un appuntamento pure in gioielleria, poi non, evidentemente lunedì mattina chiude, non apre, cioè non chiude. Per cui ci andrò oggi pomeriggio. Mi è capitata una cosa, la devo sistemare. E stamattina vorrò parlare velocemente, prima di parlare, anzi sembra parlare, faccio vedere i due libri, la prima e la seconda edizione, no? Ok? Di questa qui ce n'ho credo 18 copie, 16. Qualcuno la vuole? Antonio Di Gasparro, Tiscali.it. Antonio da Conca, Tiscali.it. Se qualcuno vuole farsi presentare un libro, me lo regali e io lo faccio volentieri. Se qualcuno vuole partecipare a recensire un mio libro, io sono felice e mi fa piacere. Insomma, fate come volete, sono liberale io. Anarchico liberale, proprio diciamo, l'autodefinizione esatta di Antonio da Conca, due punti, cioè è due punti. Anarchico liberale, ovviamente non violento, ci mancherebbe pure. Scusate, un goccio di caffè fa bene. Quindi praticamente stamattina volevo fare una chiacchieratina così veloce circa alcune leggende, storia sui templari e facciamo prima di tutto una premessa. Io non sono uno storico, non sono laureato, ho solo diciamo delle passioni per alcuni argomenti che, dei quali seguo tutte le carte, internet, robe varie, in giro, c'è cioè come capita, libri. Cioè qui lo storico parla sempre il problema delle fonti, no? Ma lo storico ovviamente si è studiato, c'è anche lo storico che non ha studiato, poi mica sono tutti intelligenti. Sa benissimo che c'è la fonte attendibile e la fonte inattendibile, no? Per cui io posso pure mettere un avvenimento con una fonte inattendibile e lo faccio, lo porto per vero, no? Ma in realtà è falso. E più ci avviciniamo nel tempo antico, voglio dire, più è difficile trovare fonti, trovare libri, trovare cose, testimonianze. Cioè, qualcosa di molto antico non è facile, no? Per cui è qui, da un certo punto di vista, il potere, come ha fatto il professor lì del libro Passaporto per Magonia, vi ricordate? Il quale ha fatto la più grande operazione di disinformazione, per la quale credo sia stato pagato pure. Un fisico pure francese, una persona del livello superiore del potere, poi incontra un contadino come Antonio da Conca e gli smonta tutto il gioco, no? Lui ha trasferito un fatto reale, vero, come gli UFO, OVNI, OAP, materiale, consistente, corporeo quasi, lo ha trasferito con un libro Passaporto per Magonia nel mito, per fare un favore alle religioni e al potere. Ok? Quindi il potere cosa fa? Quando una cosa non va o non gli piace, oppure un racconto di un passato dà fastidio, no?
c'è che dire, la storia magari di una potente famiglia, no? Allora io la modifico a modo mio, no? Metto delle fonti false, delle cose, pago degli autori per fare dei libri a mio favore, no? Alla fine esce fuori questa storia meravigliosa di questa famiglia potentissima di tutto il mondo, l'una compresa. In realtà è tutto pazzo. Potrei fare dei nomi e cognomi, li farò alla fine, poco prima di andarmene all'aldilà, verso i 90 anni, 92. Allora faccio un video, 2-3 ore, e parlo di tutto, nomi e cognomi. Tanto, dico ormai. Scusate, quindi io, da appassionato dell'argomento dei Templari, leggo una boiata delle porcate di libri, di video su internet, no? Di presunti scienziati, no? Storici, sociologi, teologi, ordinari da Harvard, Cambridge, MIT, Parigi, la Sorbona, l'Università di Teheran, della Cina, lì della Manciuria, no? Eccetera, eccetera, per dire. Allora invece, diciamo, alcuni argomenti dei quali parlo, non ho, diciamo, le prove, però col fiuto dell'amante dei gialli, no? Dei misteri, così, per tutti questi delitti, quelle cose così, no? Interessante, no? Come vi ho detto, ho letto tutta la sentenza sulla trattativa, non ho altre pure, nelle quali c'è sempre un argomento presente, che non posso parlare perché è pericoloso pure quello. Ma è mai possibile? Lo riportate pure in una sentenza e non va a concedere questo argomento, questa cosa che non si può dire? C'è sempre. Però ci sono degli argomenti che non si... Ad esempio, vi dico... Vabbè, ve lo dico un'altra volta, mettiamo una virgola. Quindi io quando parlo dell'argomento, a volte magari non ho, diciamo, tutte queste prove di questi storici o presunti tali, e ce ne sono tanti pure, sociologi così, psichiatri, questa roba qui, no? Però la passione magari mi porta ad avvicinarmi alla verità. E non ho mai affermato quello che dico è vero, perché sarebbe... Cioè, poi c'è il teorema di Gödel che dice che appunto qui non è dimostrabile nulla. Se io dico una cosa è vera, poi la devo dimostrare. Però secondo Gödel, no, il teorema di indeterminazione, qui nulla è dimostrabile, ovviamente nell'ambito dell'aritmetica e usando gli stessi strumenti dell'aritmetica, ma per estensione noi lo applichiamo a tutto il pianeta e qui non si può dimostrare nulla, no? Sia ad esempio lo scioglimento dei ghiacciai, sia che il pianeta sta riscaldando, sia così, sia tutto. Ci sono delle ipotesi, diciamo, anche per avere delle... Io ho una cattedra, poi ovviamente degli alunni che devo fare, i miei studenti, no? Devo pure dire degli argomenti interessanti, altrimenti quelli che fanno non si iscrivono. E c'è un corso di laurea, 8 iscritti, magari non me pagano al minimo, non mi danno i vari premi e robe varie, no? Invece magari ingarbugliando un po' la storia, arzigogolando tutto, garbugliando tutto, alla fine io rimbambisco questi così, qualcuno magari capisce, però sa che se si oppone poi gli metto un voto negativo, quindi dice meglio metto un professore che lo tengo buono. Questo è il sistema normale, poi no, io ho il potere, tu devi stare attento, non è che parli come te pare e fai come te pare, devi fare quello che dico io, perché purtroppo, e qui entriamo nel campo, ma nella scuola c'è l'istruzione o l'indottrinamento? Pensateci bene. Si istruisce o si indottrina? Ecco, mettiamo un punto interrogativo, rispondete se vi pare, usate il cervello. Allora oggi che vorrei parlare? Andando alla sintesi, io parlo, apro 8.000 finestre con il computer, tutto e alla fine è la stessa cosa qui. Quindi oggi vorrei parlare del famoso Baphomet, l'idolo bifronte, non come Giano bifronte dei Romani, no, la roba lì, più o meno. Che appare in alcune cronache, appare più che altro in una tradizione orale dei Templari. E sembrerebbe questo idolo bifronte, cioè un idolo per i Templari gnostico, la gnosi, no? Gli ofiti, la setta del serpente, no?
Perché non ci dimentichiamo che San Bernardo di Chiaravalle, fatto santo dalla Chiesa, più dottore della Chiesa, quindi ormai sei con noi. Lui era un sacerdote, un druido, no? Che è un sacerdote celtico. E i celtici in che cosa credevano? La natura, gli alberi, le cose, cioè, non è che credevano così in Gesù Cristo, Abramo, Adamo, Eva, quella roba lì, no? Per cui, quindi questo babbo che appariva secondo la tradizione orale, ovvero sì, era nella sala di un, diciamo, di una magione casa templare dove si facevano le sacrazioni dei nuovi cavalieri che avvenivano di notte, e riportano alcune cronache che venivano messi dei fratelli guardiani sui tetti e nelle vicinanze per non far entrare nessuno. Si faceva porte chiuse e nessuno sa niente. O perlomeno, come abbiamo detto in un altro libro, e come sta scritto in questo libro qui, probabilmente erano legati agli statuti segreti di Roncerin di Ofos, un fratello, eccetera, eccetera. Quindi questo idolo Brifil Baphomet, l'idolo con la barba, no? Era in questa stanza, diciamo, però c'era la corrente elettrica, eccetera, c'era di notte lì. E quindi non abbiamo alcuna cronaca di come avvenivano le sacrazioni e quindi gli impegni che prendeva il fratello cavaliere. Per cui possiamo fare tutti, chiedo scusa, i romanzi che vogliamo, ma non è scritto niente da nessuna parte. Forse degli statuti segreti, però questo rimanda al fatto che loro i templari erano gnostici. Cioè non erano cattolici, e se erano gnostici, perciò poi la Chiesa, facendo, cioè, Clemente V, lì, che sospese il Tempio, con la bolla ad providam. Clemente V si chiamava Bertrand de Got, G-O-T. La consonante in francese finale non si pronuncia. Che era andata da Avignone durante la cattività avignonese, nel quale il re di Francia aveva spostato il papato là in Francia, di cui comando io, per cui dovrei stare tutti qua. E quindi, diciamo, questa roba qui, magari fecero quello che non so, poi il processo, perché sono tutte ricostruzioni di eventi oscuri, notturni. E naturalmente se io poi torturo questi cavalieri, 6-7 anni parlano, anni, il gran maestro di Jack de Molay. Ma dipende l'inquisizione, ma se prendo appunti, non li prendo, oppure se prendo appunti che fanno comodo alla Chiesa, magari li trascrive e li tramanda agli eredi. Se il gran maestro dà delle cose, riflette, dice, parla delle cose, fanno solo contro, diciamo, alla Chiesa, parliamo del 1300 qui, io non ne ricordo nemmeno, non politicamente, non questa roba qui la cancelliamo proprio. Perciò li bruciarono sul rogo, li bruciarono, dice il racconto, in quanto relapsi, cioè nel Medioevo, col diritto di quell'epoca lì, dell'Inquisizione, credo, se tu affermavi una cosa, ho ammazzato uno, dopo ritrattavi, oggi si chiama ritrattare, no, non è vero, io non l'ho fatto, si chiamava relapsi, e venivi condannato subito a morte istantanea. E non so se era previsto il rogo, perché il rogo presuppone gli eretici, no? Cioè io brucio gli eretici al rogo, secondo la mentalità di quell'epoca lì, per carità. Per cui ci sarebbero dare tanti discorsi, no? Ma erano gnostici, i templari? Quindi erano della setta degli Ofiti? Perciò andarono a Gerusalemme, fecero un casino, scavarono 6-7-8 anni lì, avevano un buon rapporto con i musulmani, proprio, diciamo, erano quasi fratelli, no? Addirittura si dice che probabilmente ci fu un gran magistero, diciamo, una carica magistrale che era pure musulmana. Quindi c'è un gruppo di cavalieri cristiani che erano comandati da un musulmano, perché erano legati evidentemente da un sapere diverso, iniziatico, no? Cioè per il popolo si mette racconto, andavo vice Eva, poi scappò, prese il serpente, quello però parlava con Eva, poi quello non la capiva, poi fuggirono. Oppure Eva sbagliò a capire il serpente e se mangiò la mia, invece gli aveva detto, guardala.
Questo è per il popolo, ma per quanto riguarda la sapienza, proprio diciamo, parliamo della conoscenza proprio del mondo, no? La gnosi, la conoscenza della profondità dell'universo, di Dio, questa roba qui. Ma le grandi religioni sono alleate e tra di loro si conoscono e come se frequentano pure, non è che. Allora, il popolo, che tu sei musulmano cattivo, io cristiano sono bravo, ma il popolo lo devi dividere per governare, no? Ma loro i capi, tutti d'accordo? Cercare di svegliarmi. Io faccio di che i musulmani sono amici miei, gli induisti sono amici miei, i mormoni dicono la poligamia, comunque sono amici miei. E chi altro? I protestanti, quelli che non credono alla Madonna, i santi, sono amici miei. Che non faccio il gioco del potere, no? Perché in realtà nell'acquario io mi sono svegliato e quindi sono risvegliato, potremmo dire, senza esagerare come punta. Quindi. Il mondo lo leggo differentemente, no? Da un angolo di visuale di 45 gradi, così. Da questo angolo io leggo il mondo, no? Alcuni dicono un angolo degli occultisti, ma vabbè, dite quello che vi pare. E quindi quest'idolo viene appunto nella tradizione orale che era, poi non si sa se il cavaliere lo doveva baciarsi, non si sa, perché non c'è alcun documento. Neanche come tradizione orale di quello che accadeva quando venivano sagrati i nuovi cavalieri. Si sa solo che avveniva di notte e al chiuso di una casa templare. Poi si parla di vari riti che baciavano la rete piena di vino a simbolizzare il sangue di Cristo, no? La croce, la cosa. Però se c'è una cosa, doveva essere anche una cosa allucinante la roba lì. Quindi noi possiamo solo dire, Baphomet che cos'è? Non lo sappiamo. Non si sa. E a che serviva? Non lo sappiamo. C'era durante le cerimonie templari? Non lo sappiamo. Quando si teneva il gran consiglio del Tempio, il gran maestro aveva a fianco a sé il Baphomet? Non lo sappiamo. Il Baphomet veniva adorato dai templari? Non lo sappiamo, ma qui c'è qualche dubbio positivo, nel senso di adorazione. Quindi già qui bisogna fare attenzione, perché poi qui entriamo in un grande, diciamo, gioco mentale, no? Tipo anche Jung, no? I sette sermoni di Jung, che lui aveva scritto e regalava agli amici che andavano in visita da lui, lui poi si vergognava, no? Che andava scritto quella roba lì. E quindi. Entriamo nel culto della gnosi del serpente proprio, no? Quindi chissà come erano quelle questioni, e nello stesso tempo, cioè, voglio dire, a che servivano, cioè un'eventuale adorazione del Baphomet, no? E quindi poi alla fine, diciamo, come disse pure, entriamo in un argomento velocissimo, giusto lì, facciamo un'intrusione, no? Come un gruppo scelto di cacciatori militari che penetrano in una scoperta in territorio nemico. E poi entriamo nella teoria di Abraxas, il dio Abraxas, no? Secondo me è adorato pure da Jung. E chi è questo Abraxas? Si chiama il quarto dio. Che significa, come si spiega? Padre, Figlio, Spirito Santo, Abraxas. E che significa questo Abraxas? Che fa? Dove sta? Dove abita? Primo piano, ultimo. È parente a Dio, Cristo, il figlio, il mio, il cugino. Dice no, Abraxas è il Dio che comprende il bene e il male. Quindi anche il male viene da Abraxas. Per cui se noi associamo Abraxas al Baphomet, con un, diciamo, un salto, diciamo così, di fantasy fiction, ecco che poi vediamo che perciò erano bruciati vivi, che erano gnostici proprio, della setta degli Ofiti, la setta del serpente, no? E poi voi pensate a questa tradizione così particolare, no? Anche così potente, se vogliamo, questa corrente gnostica si sia interrotta. Perché Clemente V, il re di Francia, Filippo IV il Bello, avete già capito, no?
a un certo punto bruciano il Gran Maestro, il Gran Maestro di Normandia. Lui scrive ad bolla, ad providam, sospende, c'è una corrente gnostica, tellurica, profonda, viene dalle viscere della terra, al Braxas, in Baphomet, in ambito temporale, finisce perché hanno bruciato sul rogo nell'isola degli ebrei, l'isola Senna, due persone. Ma qui non si capisce perché si devono capire un sacco di cose con i templari. Certo, si possono fare delle ipotesi, prove non ce ne sono. Non possiamo dire che il Gran Maestro, ad esempio, aveva a fianco a sé il Baphomet, quando sedeva nel Gran Consiglio dell'Ordine, o Tempio. Però c'era quest'idolo bifronte che comunque a che serviva? Doveva mettere paura al neofita? Non lo so io, ma non credo che chi andava lì che erano già monaci, preti pure, capito? Quindi c'è già, diciamo, c'è i vari riti iniziali, ce ne sono stati fatti, no? E quindi si può solo subito. Io penso che, ecco, diciamo tu che pensi? Io penso che in ambito temporale c'è una corrente sotterranea gnostica legata alla setta degli Ofiti, la setta del serpente, collegata a varie realtà musulmane, tipo i Sufi pure, che è una corrente esoterica dell'Islam, poi parlano della setta degli assassini, robe varie, diciamo più o meno, no? E quindi questa c'è una corrente gnostica in ambito templare, che appunto questa carcerazione di 6-7 anni, no, del Gran Maestro Jacques de Molay e altri cavalieri, torturati a più non posso per anni, era appunto perché la Chiesa dell'Inquisizione voleva sapere se addirittura questo corpo, diciamo, arma, ordine militare cattolico cristiano, magari erano gnostici, membri della setta degli Ofidi e quindi adoravano Abraxas per il tramite del Baphomet. Ok? Questa è la mia opinione. Ora volevo parlare sempre dei templari, questo è il capitolo secondo. Abbiamo messo un punto lì. Volevo parlare della questione della Santa Vehme. Perché mi hanno telefonato due amici, hanno detto tu però parli, fai, io beh, parlo, perché qui parlavo tutti, parlo pure io, che significa? E allora devo parlare solo quelli che... Voglio parlare pure io, siamo in democrazia. Anzi, che l'ho fatto tardi pure. Il sistema comunque ti dà uno scranno dove tipo YouTube, tu parli, come ho detto, tipo nei giardini di Londra, c'è cioè il regio dove lì e parli di tutto, no? Senza offendere nessuno, perché io sono a favore di tutte le religioni. Se volete sapere la mia idea più profonda, in alcune situazioni, diciamo, i musulmani sono più seri di noi cristiani, o perlomeno a livello, diciamo, sociale, definiamolo, organizzativo sociale, sono senz'altro meglio dei protestanti del Nord Europa. Tipo quei depravati di Belgi, Danimarca, Olanda, dove portano i figli a prostituirsi, sono stati in Danimarca, Olanda, Svezia. Cioè lì non c'è una morale, capito? Sono dei maiali, pigs, con la S finale plurale, no? Pig, pigs. Chiaro? Quindi, per me sono meglio i musulmani. Certo, condanno ad esempio alcuni atteggiamenti verso le donne, no? Non li condivido proprio. E lì diciamo una società patriarcale, qui è una società anarcale, come vogliamo dire, anarcale. Così. Allora, stavo dicendo, riguarda la Santa Vehme dei Templari, ora non farò altre digressioni in altri argomenti, sono 2 minuti, 3 minuti. Allora, questi benedetti, la Santa Vehme, che cos'è? Allora, ci sono le prove, diciamo, della Westfalia in Germania fino al 1880-90, no? Anzi, era proprio notorio a tutti che era il tribunale del duca, del principe, del conte, di quella roba lì, no? La Germania poi è bellissima, tutte queste contee, principi, roba, castelli, robe varie, no?
Però da dove viene la Santa Lema? Secondo me, per quello che ho letto, noi dobbiamo considerare che gli ebrei erano un ordine, scusate, di migliaia di uomini, no? Per cui c'era anche un'organizzazione militare, era anche un'organizzazione militare che presupponeva, oggi diciamo la polizia militare, no? Perché magari qualche fratello cavaliere si dava la sodomia, quindi un grave peccato, cioè, anche oggi poi, perché la legge che consente la sodomia tra uomini per me non esiste proprio e non la riconosco. È sbagliata. Quindi io ripudio questa legge. Non nobis domine, non nobis. Detto questo, certamente la Santa, qui c'era un tribunale che giudicava pure i fratelli che chi rubava, cioè, perché voi siete umani qui, eh. Chi magari, non so, fuggiva di fronte al nemico, no? Perché in combattimenti gli ebrei devono cercare nel combattimento la morte, non la vittoria. E questo li rende invincibili perché se fermavano, capito? Cioè loro devono cercare la morte in combattimento. E quindi quando li fermavi questi? L'hanno fermati dopo circa 200 anni di stragi totali. Allora, chiaramente. Ci deve essere forza un organismo che, tipo la polizia militare odierna, no? Essendo monaci, non c'erano la polizia militare, anche se militari, ma avranno avuto un tribunale interno, no? Il fratello sorpreso ha già fa fare la sodomia con un infedele, preso subito, portato avanti per quello che poi c'è da fare, no? Quindi c'era un tribunale per forza, no? Allora chiaramente non si chiamava la Santa Veme, perché la Santa Veme è tedesca. Ci avrà avuto un altro nome che non è conosciuto, e non c'è qualche tradizione orale, ma non ci sono documenti scritti o prove. Per cui secondo me, cioè secondo questa tradizione e secondo me, questo tribunale dei Templari, fatto da monaci ovviamente, e poi stai in tutti i commenti, voglio dire che questa non è una novità, no? Figuriamoci quelli che erano migliaia, no? Per forza di cose c'è un organismo che, un tribunale sanzionatorio diciamo, di comportamenti non consoni alla cavalleria e allo status di monaci, tipo colpito a fare sodomia con un infedele, no? Non si può fare. Quindi, si chiamava in un altro modo, che non lo sappiamo. Successe che i cavalieri teutonici, perché a Gerusalemme c'erano tre ordini. Due ordini erano militari cavalieri, che era l'ordine dei Templari, 1117, 18, 19, poi noi contiamo 1118, e l'ordine teutonico, che c'ha la sede magistrale a Porta Pia, a Roma. Questi erano i cavalieri militari, poi c'era l'ordine di Malta che erano infermieri, non cavalieri, erano inferiori ai cavalieri. Infatti si chiamavano ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, tutte queste cose lì. Ma erano dei semplici infermieri, non sono cavalieri l'ordine di Malta. Cavalieri erano i templari e i teutonici. Per cui i teutonici tedeschi, i tedeschi erano gente intelligente, un po' così con la capoccia pure, perché hanno fatto la prima guerra, hanno persa, non contenti, nella seconda hanno perso pure quello. Ma state buoni, no? No, comunque loro sono i sarti, cioè tosti, duri. E per farla ancora più breve, è molto probabile che essendo entrambi, diciamo, più o meno monaci, poi i cavalieri teutonici, sapete che hanno fatto la Germania di oggi, hanno conquistato nuovi territori che poi donavano ai vari re, principi e conti, e poi si è costituita la Germania, no? Questa è la storia. Per cui loro presero questa struttura templare, il tribunale segreto, no? E nel 1994-95, quando furono sconfitti e poi fuggirono prima a Cipro, eccetera, eccetera, e poi vennero a Parigi, no, via nave. Loro se ne andarono magari dalle parti della Germania, nell'est, utilizzarono lo stesso tribunale che avevano i Templari. E
naturalmente, se lo dicono i tedeschi, non si chiama tribunale segreto, si chiama la Santa Beme, con due E o con una E, dipende. Dipende, ci sono due versioni, con due e con una E. E quindi questa è la Santa Beme, un tribunale segreto che in Germania ha operato fino alla fine del 1800. Agiva di notte, non sfuggivi mai alla sentenza, le sentenze erano inappellabili, non qui come la Corte d'Appello, la Cassazione, la Corte Europea, così dopo 80 anni ancora non sappiamo che è successo, no? Troppo garantismo esagerato. E quindi la Santa Beme era un tribunale segreto dei Templari, chiamato un nome diverso che io non lo so, che fu preso dai teutonici, portato in Germania e denominato Santa Beme. E ripetiamo, il nome del tribunale segreto dei Templari non lo conosciamo, non si sa. Se un giorno apparirà un autore che dirà: guarda, ho trovato una carta che si chiamava così, allora va bene, accettiamo, senza dubbio. Allora, adesso io vi saluto perché c'ho da fare altre cose, è stato piacevole conversare per chi ascolta. Ve li faccio vedere i due libri qui della prima e seconda edizione. Che è molto venduto, grazie pure a chi lo compra, molto gentile. E ci vediamo prossimamente. Un saluto a tutti, non picchiate le donne. Se no poi attivo il tribunale segreto, per una conoscenza, nome e cognome, si attiva il tribunale, che poi c'è anche oggi. Conoscendo certe cose nascoste, sarebbe l'Italia come strada, no? Se il tribunale segreto colpisce pure. Poi ne parlerò più in là, perché muoio sono argomenti troppo delicati. Per adesso vi saluto, buon pranzo a tutti, pace e bene. Non nobis domine, non nobis.